Cinemarte. Allora, oggi parliamo di un capolavoro del cinema internazionale. Parliamo di Metropolis, film espressionista del 1927, diretto da Fritz Lang, un regista visionario, un regista eccellente, uno storico dell'arte cinematografica, un film che rimarrà negli annali della storia per sempre. Metropolis esce nel 1927 sotto la sigla UFA. Dopo l'uscita, la UFA vende i diritti alla Paramount, e che purtroppo, rimaneggiando la pellicola originale, effettua dei tagli qui e là e riduce la versione originale di molto. Versione originale che poi è andata perduta. Nel 2008 la Cineteca Argentina ritrova in uno scantinato una versione quasi integrale del film Metropolis in un formato diverso, in un formato 16 mm. Grazie a questo ritrovamento è stato possibile apprezzare le straordinarie invenzioni scenografiche e visive, ma anche la complessità del racconto ad opera della moglie del regista Thea von Harbour. Il mondo di Metropolis è un mondo diviso in due, distopico, allucinato, un mondo in cui la parte superiore è destinata ai ricchi, ai signori, mentre la parte inferiore ai poveri, agli operai. Non c'è mai un contatto diretto tra le due parti, tra i due mondi. I signori vivono nella parte superiore, svolgono lì le loro attività. Gli operai vivono nelle viscere della terra e li sono costretti a lavorare per far funzionare il mondo dei signori, chiaramente. Sarà il figlio del padrone di Metropolis a portare lo spettatore nelle viscere della terra, alla scoperta di questo doppio mondo, innamorandosi di Maria, la donna che riesce ad offrire agli operai il sogno di un riscatto futuro. La storia diviene complessa tra rapimenti, colpi di scena, un automa ed un piano diabolico per reprimere l'insurrezione. Ma il regista riesce a conquistare l'attenzione, gli occhi, il cuore, la mente dello spettatore con straordinarie invenzioni visive. Il messaggio finale è un anticipo del compromesso storico che vede la classe operaia riappacificarsi con il padrone di Metropolis, per mano di Maria, figura chiave, simbolo di riconciliazione. Metropolis. Un monumento del cinema, non solo da ammirare come un'opera d'arte, ma da vedere e rivedere. L'ottimistica ingenua e sconcertante morale secondo cui l'amore tutto conquista non diminuisce il valore di Metropolis. La chiave di lettura del film non va probabilmente ricercata in un voluto messaggio politico, quanto in una più universale rappresentazione della lotta tra bene e male, progresso scientifico e oscurantismo. Il valore culturale e tecnico del film lo ha portato ad essere stato il primo film inserito nel Registro di Memoria del Mondo, un progetto dell'UNESCO nato nel 1992 per salvaguardare le opere documentarie più importanti dell'umanità. Il film è il primo modello per tutta la cinematografia fantascientifica e nel tempo sono state moltissime le citazioni e omaggi, soprattutto in epoca contemporanea. Tra i film di fantascienza che citano o si ispirano a questa pellicola si ricordano Blade Runner, Terminator, Brasil, La vita futura, Akira, Guerre stellari, Agente Lemmy Cautio, Missione Alphaville, Il quinto elemento, Robocop e Matrix. Immagini del film sono contenute nel videoclip di Radio Gaga dei Queen e Love Kills di Freddie Mercury, essendo quest'ultimo brano appartenente alla colonna sonora della versione firmata Giorgio Moroder del film.
Cosa posso aggiungere dopo il discorso del mio collega molto più sapiente di me, se devo essere sincero, il buon Cinemarte. Metropolis, a mio parere, è uno di quei film cardine, quelli che io chiamo gli imprescindibili, no? Film di cui ho anche fatto una lista su Letterboxd, quei film che ogni cinefilo dovrebbe vedere. E ve lo dice uno che non è tanto fan, sinceramente, del buon Metropolis. Di Lang, per gusto mio, preferisco altri, preferisco Emmy, il mostro di Dusseldorf, preferisco magari qualche film del periodo americano come Il Grande Caldo, ma Metropolis è una tappa fondamentale per la storia del cinema, non solo per tutte le influenze che sono state già citate, aggiungerei anche un film quasi diretto remake, il Metropolis del 2001, animato di Rintaro, mi sembra si chiami il regista, non solo per quello, non solo per la potenza di una storia che a mio parere si mantiene tuttora universale, no? Come è già stato detto, anche se devo essere sincero, forse è la parte che mi convince meno, avrei sinceramente preferito e trovato più interessante il finale elaborato da Fritz Lang, che non so se lo sapevate, in origine voleva chiudere la pellicola con la distruzione della città da parte degli operai e la fuga del nostro Freder, il nostro protagonista, e di Maria su un razzo spaziale. Poi un po' per il budget, un po' per incomprensioni con la moglie, appunto la sceneggiatrice, decise di riscrivere il tutto e fare questo nuovo finale, però appunto una sceneggiatura potente, interessantissima, nonostante a mio parere perda un po' l'interesse nella seconda parte, proprio per questo finale un po' monco, ma ancora una volta non è quello il motivo per guardare Metropolis, come non è il motivo chiaramente il fatto che venga raccontata, no, questa storia, come detto, universale, sugli operai, i padroni, no, con scene fortissime per l'epoca, no, se pensiamo appunto alla condizione operaia. No, Metropolis va visto per l'importanza tecnica messa in scena dal grande Lang, no? Un film che di fatto ha mandato avanti il cinema di 100 anni, ancora una volta come Aurora, dopo la, credo, terza visione ormai di questo capolavoro, guardandolo mi sono detto, ecco, questo è la summa di tutte le potenzialità del cinema muto e non solo, è un film che sembra uscito dagli anni 50 più che dagli anni 20, proprio per la sua estrema modernità, non solo un'estetica grandiosa che di fatto fonda a modo suo la grandeur visiva, no, dei grandi capolavori della fantascienza, appunto possiamo pensare anche a un 2001, ma anche ad esempi moderni più commerciali, no, ad esempio Avatar, Dune, tutti i film che partono da Metropolis e da quell'idea di grandeur, no, quella messa in scena superlativa, perfetta. Numero uno, ecco, punto numero uno. Il punto numero due è la perfezione geometrica di Lang, no? Nella messa in scena, anche nel movimento degli attori, no? In queste cose molto semplici. Basta pensare alla sequenza iniziale dell'ingresso degli operai nella fabbrica che, come degli automi, no? Si muovono ciondolando, quasi sincronizzati, no? Proprio perché non c'è differenza ormai fra loro e i macchinari che sono costretti a manovrare, e quella divisione perfetta, no? Un'inquadratura superlativa in cui vediamo sia quelli che si avvicinano, che sono più spediti, più vitali, e quelli che se ne vanno, appunto gli automi umani, abbiamo veramente una delle inquadrature più belle della storia del cinema a mio parere. Ma qui mi ricollego a un discorso che lessi in un interessantissimo libro, se qualcuno è interessato a recuperarlo, ovvero Il cinema e le arti figurative, in cui si parlava lì più che altro di Charlie Chaplin, su come lui, i più grandi maestri del cinema, contate che è un libro anni 50, quindi cinema era relativamente un'invenzione più fresca, no, più nuova sicuramente di ormai 70 anni dopo, quando stiamo parlando adesso, e appunto si parlava di Chaplin, come lui riuscisse a gestire geometricamente tutti gli attori, ogni movimento, ogni piccolo dettaglio fosse perfettamente calcolato, no? Molto meccanico e tuttavia gestito così per avere un'inquadratura, una ripresa ancora più perfetta. Ecco, io ho provato lo stesso con Lang, che oltre a questa bellezza formale, anche aiutato, va ricordato, da un direttore della fotografia clamoroso come Carl Freund, che poi appunto diventerà anche regista d'Hollywood di film come La Mummia, ma è un direttore della fotografia fenomenale, vi consiglio di recuperare tutto quello che ha realizzato, ma soprattutto citerei anche il punto numero 3, ovvero le sperimentazioni folli di Lang. Basta pensare alla prima sequenza, no? Nostro usa vari giochi di montaggio,
montaggio, di sovraesposizione, no? Per creare delle sequenze una più folle dell'altra, il momento iniziale con questi pistoni, queste luci che vengono affiancati alle luminarie stupende di Metropolis, no? Quindi Lang ci comunica i due estremi di questo mondo, da una parte la vita meccanica, no? La vita mostruosa degli uomini automa, no? Che è appunto molto interessante anche quello, no? Chiaramente gli uomini automa poi si contrapporranno a un automa vero e proprio che cerca di essere umano, oppure la sequenza al club Yoshikawa, mi sembra si chiami, scusate, non ricordo perfettamente i nomi, anche lì superlativa, no? Con tutti quei primi piani degli uomini desiderosi della corruzione di Maria, no? Fondamentalmente, perché quella lì è una versione di storta e corrotta di Maria, oppure il momento in cui Freder si accorge che Maria, in realtà ovviamente l'automa, e suo padre hanno un legame, hanno una relazione, e di colpo il mondo gli crolla addosso, no? Di colpo non si trova più letteralmente il terreno sotto i piedi. Delle sperimentazioni che a mio parere insegnano ancora una volta un certo tipo di superiorità del cinema muto, perché a mio parere il cinema muto, come diceva anche il grande Alfred Hitchcock, era un po' più libero di sperimentare, no? Più libero di affidarsi, un po' come la trama di questo film, a delle simbologie e a un modo di narrare più semplice, più simile magari alla favola, no? Fatto di metafore, di personaggi simbolo, più che di personaggi articolati veri e propri, soprattutto in grado appunto di permettersi più grandi sperimentazioni, no? Le sovrapposizioni, oppure quella scena superlativa, no? Entrata nella storia del cinema, in cui il nostro vede il golem al posto del macchinario, no? Tutti elementi che probabilmente non trovereste nei film del decennio successivo, proprio perché con l'avvento del sonoro magari si va a ricercare un pochino di realismo in più e si perdono questi elementi qui, che di fatto servivano soprattutto per esprimere visivamente cose che non potevano essere dette nelle mere didascalie, ma a mio parere segnano davvero la superiorità del periodo muto e segnano la superiorità di Metropolis, un film epocale, no? Importantissimo per la storia del cinema, fondamentale per la fantascienza, forse il più importante in tal senso, insieme a un Blade Runner e a un 2001, ecco, mi sento di dire questo, ed è veramente una pellicola epocale, no? Nonostante lo stesso Lang ne ammirasse più la tecnica, un po' come il sottoscritto, e probabilmente preferisse altri titoli alla sua filmografia, tuttavia, no, questo film qui, ripeto, è un caposaldo assoluto per ogni cinefilo e va assolutamente guardato. Detto tutto questo, io sono un signor nessuno, uno come voi che si limita a dire la sua opinione, un grazie infinita Cinemarte che mi ha dato l'opportunità di avere questo piccolo spazio per parlare di un filmone assoluto come Metropolis. Spero di fare ulteriori collaborazioni con lui in futuro, perché ci troviamo comunque bene a lavorare in coppia. Esplorate i nostri canali, iscrivetevi se non siete iscritti al canale di entrambi. Che altro posso aggiungere? Sempre viva Lang, sempre viva un capolavoro assoluto come Metropolis, e da parte di entrambi, grazie mille per la visione.